Il cadavere tiene tutto il braccio steso sulla terra fangosa, fino al polso, e solo la mano aperta, immersa nella schiuma del fiume. È come quando ad agosto a Ferrizzano, alla piscina comunale all'aperto, si entra gratis e la sorella di Simone si sdraia a prendere il sole giocando con le dita nell'acqua per rinfrescarsi. I due bambini osservano con attenzione il corpo. È nostra? Domanda Christian riferendosi al cadavere. Simone alza le spalle. Se sta da questa parte, può essere. Ciao lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la videorecensione del lettore medio. Quello che avete appena ascoltato è un piccolo passaggio di L'invasione di Paolo Piccirillo, edito da Fandango Libri. Comincio con il ringraziare l'autore per la bella dedica che mi ha realizzato in occasione della sua presentazione napoletana qualche tempo fa presso la libreria Ubik, tra l'altro con un altro comune amico che è Marco Marsullo a far da relatore. Questo libro mi ha letteralmente rapito. Paolo Piccirillo ci porta nella provincia di Caserta e crea dal nulla due comuni, Ferrizzano e Sant'Elpidio, divisi da un fiume, ma divisi appunto da una atavica rivalità che noi appunto seguiremo attraverso gli occhi di due personaggi in modo particolare, Nicola, detto il Barracuda, e dall'altro lato c'è invece Tiziano. Nicola è un dipendente del caseificio di Tiziano e in qualche maniera, almeno questa è la chiave di lettura che è arrivata al sottoscritto, rappresenta un po' il proletariato che si vuole ribellare ai propri padroni. Dall'altro lato invece c'è Tiziano che ha una mente molto imprenditoriale, soprattutto è abituato a comandare. Che cosa succede? Che i due bambini che abbiamo appena conosciuto in questo breve passaggio trovano un cadavere. Si tratta di una ragazza di Ferrizzano, Eleonora, che viene appunto ammazzata e sul suo corpo vengono trovati tre santini. Occhio, da questo momento in poi devo fare molta attenzione a tutto quel che dirò perché il rischio spoiler è altissimo. Tuttavia, per coloro i quali decideranno di investire il loro tempo in questo romanzo, si renderanno conto che quei tre piccoli oggetti, quei minuscoli foglietti di carta con la rappresentazione di un santo, saranno davvero determinanti per portare avanti quella che inizialmente sembra un'indagine, in realtà vi è tutt'altro. Anche perché questo libro ha tante chiavi di lettura, una di quelle che ho trovato davvero molto interessante, senza dubbio, il romanzo di trasformazione, del quale sarà protagonista Nicola, il Barracuda, e anche in questo caso è bello poi scoprire il motivo per il quale, gli viene dato questo appellativo, che dall'inizio alla fine del libro vedrà appunto completamente trasformato se stesso, ma soprattutto la propria vita. Una vita nella quale c'è Valentina, sua moglie, ma in modo particolare Katia. Un personaggio che possiamo considerare secondario solo per il numero di battute e appunto il numero di passaggi nei quali la vedremo presente. È una bambina molto piccola, ma soprattutto è una bambina ammalata, quindi comprenderete. Valentina e Nicola hanno il desiderio appunto di lasciare questa terra martoriata, parliamo pur sempre di una terra che si trova nel pieno della Terra dei Fuochi e per quanto Paolo Piccirillo abbia inventato ex novo questi due comuni, appunto si è riferito a quella che appunto è la sua esperienza di cittadino di Santa Maria Capua Vetere, quindi racconta un hinterland che conosce. Tra l'altro sia Sant'Elpidio che Ferrizzano possono diventare metafora di tanti comuni che si trovano all'interno di quella che a me piace definire terra di lavoro, ma che purtroppo da un ventennio a questa parte viene tristemente ricordata come la terra dei fuochi. Dicevo, altra sottotrama non meno importante è quella appunto che vedrà Nicola coinvolto in una impresa imprenditoriale perché appunto il suo desiderio è quello di mettersi in affari con Ernesto, il quale gli comunica l'arrivo di queste vespe killer, appunto da qui il titolo L'invasione, che possono essere raccolte e vendute al mercato estero. Per appunto, come dire, la gioia dei palati dei cittadini tedeschi che sembrano appunto trovare queste vespe una vera e propria prelibatezza, ma il nostro Nicola maturerà anche un desiderio di vendetta, che appunto lo porterà a decidere di investire un bel po' di soldi in questa raccolta di vespe per vendicarsi dei cittadini di Sant'Elpidio. Quello della vendetta è sicuramente il tema portante di questa storia, quello della rivalità tra due comuni confinanti è senza dubbio, come dire, l'asse portante di un romanzo che ha il pregio di essere particolarmente breve. Tutto viene raccontato in appena 175 pagine con un ritmo, incessante, dialoghi davvero molto interessanti. Da questo punto di vista si vede il lavoro di sceneggiatore di Paolo Piccirillo che concepisce questo romanzo come un vero e proprio film. Film letterario che poteva essere anche approfondito se ci fossero state 20-30 pagine in più
Nessuno se ne sarebbe accorto, anzi, sarebbe stato anche molto apprezzato, ma io ho trovato davvero molto equilibrata questa storia. Una storia che ritengo assolutamente imperdibile per coloro i quali, come il sottoscritto, vivono quotidianamente questi territori, ma anche e soprattutto per coloro i quali desiderano una storia nella quale nulla viene dato per scontato e soprattutto la parola tradimento risuona davvero dalla prima all'ultima pagina. Mostro nuovamente la copertina, eccolo qua, L'invasione di Paolo Piccirillo, l'editore è Fandango, la video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Alla prossima!